Buongiorno ragazzi, bentornati al canale. Come sempre giù di Muscoli a Vita, mi cogliete qua che mi sto bevendo il mio solito frappuccino al caffè da Starbucks. Ovviamente ci vado light, quindi chiedo lo sciroppo light, chiedo il latte scremato, tutto light e viene più o meno 100 calorie, quindi non male. Per iniziare una giornata inglese che però bella soleggiata. Allo stesso tempo ho sistemato tutta la casa, vi faccio vedere. Dato che sto a Bath un altro anno, però molti dei contratti studenteschi sono solamente di un anno, ho dovuto cambiare casa. Quindi passo da una casa che era centralissima, che era molto bella, aveva tante stanze, abitavo come sapete con Tessa, con un altro amico Valerio. Abbiamo dovuto ripulire tutto. Oggi la dobbiamo lasciare e ci spostiamo di casa. E non so voi, ma questo frappuccino è la combinazione con Non uccidere. Chi è che lo segue? Mi sono appena appassionato di questa serie TV italiana. Sinceramente non ne vedo tante, però questa mi piace. Non uccidere, ve la consiglio se avete tempo. So che alcuni di voi stanno facendo la maturità, quindi probabilmente non avrete tempo, ma se volete fare una pausa, Non uccidere, se vi piace il crimine, bella serie TV. E poi c'è Miriam Leone. E dai, e mi sto bevendo qua dell'acqua, come sempre. E mi è appena arrivato un pacco da MyProtein, non sapevo assolutamente. Allora, che bella scatola, Addition Fueled, il grandissimo motto di MyProtein. Vediamo un po', 6 million strong. C'è del cioccolato, la nuova BCA, il Car Crush, questo è veramente buonissimo. E quest'altra barra che non ho mai provato. Vediamo un po', My Amino Energy, My Range, questo è il nuovo The Way. My Pre, Orange Mango Flavor, dai, yeah. Questo ragazzi non l'ho mai provato, lo provo, penso proprio adesso, dai, che sto andando in palestra. Poi la nuova lattina loro di BCAA, Cherry Cola Flavor, non è che sono un fan né della ciliegia né della Coca-Cola. Un nuovo shaker, dai, come ho detto, questi mi fanno sempre aiuto. Poi, Baked Cookie, High Protein Dark Chocolate, questi sono buonissimi ragazzi, me ne sono provato uno l'altro giorno, non pensavo, l'ho lasciato lì 2 settimane perché dico nah, non mi va, ma in realtà buonissimi, ve lo consiglio. Il Carb Crusher, anche se questo è il caramello, la mia barretta preferita è Sea Salt. Qua, questo è per le ragazze, Skinny Protein Bars, Chocolate and Cookie Dough Flavor, 18 grammi di proteine, questa è ottima. E qua invece un nuovo Protein Rocky Road, 12 grammi di proteine e niente, grazie mille a MyProtein. E ho qua quindi quel pre-workout che sono 175 grammi di caffeina, che è ottimo pre-workout. Oggi sarà un allenamento ipertrofia per il petto e per i tricipiti, che gli inglesi chiamano push day. Quindi faccio un po' di petto, un po' di spalle, un po' di tricipiti, praticamente tutta la spinta. E niente, non penso di colpire nessun chissà che quanto carico, niente. Penso veramente alla contrazione, molte delle ripetizioni tra le 8 e le 12. Farò 3-4 set per ogni esercizio, perché veramente sono stato attento a mantenere alto il volume. Se i carichi non riesco a mantenerli, aggiungo un set, 4 set invece di 3, però con un carico un pochino minore. E questo spero che in questo modo riesca a mantenere più massa muscolare. È quello che sto facendo anche in questo prep, quindi... Se è uscita nuova ricerca, il volume è importantissimo, forse più importante ancora del carico, quindi faccio molta attenzione. Vedremo a Barcellona, vi faccio vedere la mia condizione, che secondo me è abbastanza buona. Mi bevo questo, andiamo in palestra. Eccoci con un nuovo voiceover in palestra. Oggi è la seduta ipertrofia per il petto, spalle e tricipiti, che gli inglesi chiamano push. Ho iniziato qua con un movimento di preattivazione con questa Fly Machine per il petto. Ve lo consiglio magari di fare 1, 2, 3 serie se volete sentire soprattutto il vostro petto lavorare. Se è un punto debole, come è sempre stato per me, volete sentirlo meglio durante tutti gli esercizi, e quindi potete fare un esercizio di preattivazione, non dovete stancarvi, ma solamente 2 o 3 set. Poi qua mi vedete, ovviamente tutte le clip sono velocizzate 2x, quindi come vedete qua sto utilizzando il Choke di MyProtein, che è uno dei prodotti che consiglio veramente, che vi aiuta un sacco con l'impugnatura del bilanciere, e io mi sto trovando molto molto bene, quindi vi consiglio di provarlo. Poi qua sono andato su con scalare con il peso, fin quando non ho trovato qua 30 kg al lato, e ho fatto 3 serie da 8. Quando c'è scritto 3 serie sul programma di allenamento, ricordatevi che sono 3 serie al massimo, quindi sono 3 serie più pesanti. Ovviamente non contano le serie che fate per arrivare a quelle 3 serie pesanti, quindi magari se fate 2 o 3 serie di riscaldamento con dei pesi leggeri non li contate, e poi quando c'è indicato 3 serie è lì che fate 3 serie al massimo dell'intensità, e lasciate magari 3 o 2 o una rep dal cedimento muscolare.
Poi sono passato al secondo movimento, qua sto facendo back to back del movimento per il petto, sono passato a questa incline chest press e questa veramente è ottima, mi piace un sacco questa macchina perché sento molto molto la contrazione sul petto, mi controllo, mi permette di controllare un sacco la contrazione e quindi l'ho scelto come secondo movimento. Questo mi sembra le ripetizioni un pochino più alte tra le 12 e le 15 veramente per ottenere un bel squeeze e alla fine qua ho fatto anche qua mi sembra 3 o 4 set pesanti e l'ultimo set ho fatto questo mini drop set, non è proprio un drop set ma semplicemente ho ridotto il carico più o meno del 40% dopo aver fatto la serie e ho provato a fare altre 6, 7, 8 ripetizioni e questa è una cosa che ho iniziato ad includere. Il drop set non sono in realtà così efficaci, quindi non dovreste scalare tutto, solo la ciliegina sulla torta per accumulare dei metabolites. E dato che a Barcellona voglio portare un bel fisico, ho deciso di incorporarlo perché magari mi dà appunto quell'1% di risultati in più, ma non dovrebbe assolutamente far parte di tutto il vostro allenamento. Poi sono passato a fare le spalle, sono passato a fare la overhead press, come vedete l'impugnatura l'ho allargata un bel po' rispetto magari al passato perché non lo so, me lo sento molto meglio sulle spalle, mi sento che fa meno male alle articolazioni e me lo sono trovato molto bene. Anche lì ho fatto 3 set pesanti, mi sembra 10-12 ripetizioni. Poi sono passato più a quello che mi piace chiamare il pump work, facendo un mini superset che non è in realtà un superset, ma facendo prima questo straight bar tricep pushdown. Consiglio a tutti di fare la barra invece di fare la corda, io personalmente penso che puoi caricare di più e sento meglio la contrazione. E poi ho fatto un superset, quindi faccio un set di questo e passo a fare un set di lateral raise. In totale penso di fare 4 o 5 set per i tricipiti e 5 o 6 set per il lateral raise. La cosa importante è che qua dovete sentire la contrazione. Ho abbassato un sacco il carico, guardate sono solamente 6 kg, ma provo ad alzare veramente. Immagino che sto praticamente portando i dumbbell e che li voglio far stare e restare sul pavimento. Quindi quello è il tipo di movimento. E alla fine ho fatto semplicemente max rep, push ups, 2 serie per avere un po' di pump. Appena finito l'allenamento, tornati a casa, vi faccio vedere cosa mangio post workout. Dato che prima sono andato a digiuno, non ho mangiato praticamente niente. Quando ti alleni a digiuno dovresti consumare il prima possibile dopo l'allenamento un pasto che contenga almeno 20 grammi di proteine. Quindi è proprio quello che sto facendo io. Sono andato un attimino al supermercato e mi sono preso una banana per dei carboidrati, poi questo fat free cottage cheese, questo sarebbero i fiocchi di latte, questo a zero grassi, anche quello full fat in realtà è un pochino più buono e se entra nei vostri macro va benissimo, ve lo consiglio un sacco, veramente buono se non avete paura dei latticini perché non è che ci sono dei problemi, se siete intolleranti ok, altrimenti va benissimo. Yogurt greco, fiocchi di latte hanno veramente un alto apporto proteico per 100 grammi, ve lo consiglio. E poi mi faccio questa Carb Crusher di MyProtein, questo è il gusto caramello che vi ho fatto vedere prima. E ovviamente qua un'altra bottiglia da 2 litri. Quegli astuti diranno, ah ma non è un pasto completo. Effettivamente no, però pensate, sto cambiando casa, non ho niente, non devo sporcare niente, non posso utilizzare niente. Quindi quando sono in viaggio faccio così, vi consiglio anche a voi, se andate a fare la spesa, invece di prendere delle patatine, un panino, perché sì, volete fare rapidamente, potete prendere dei ingredienti singoli. Magari vi fate un pasto che in realtà è abbastanza fresco e buono e per l'estate va benissimo. Ad esempio, se volessi più grassi, andrei a prendere ad esempio un avocado, magari, o dei pomodorini, eccetera, eccetera. Come ho detto, io non voglio sporcare niente, mi mangio questo pasto e poi vi faccio vedere la casa nuova. Oh, benvenuti nella nuova casa. Bel po' che qui in Inghilterra in realtà fa un caldo assurdo, vi faccio vedere tutta la casa, spero vi piaccia. Qua è l'entrata, entri e ci sta questo salotto, ci abbiamo anche, possiamo mettere la televisione qua, ci abbiamo sia due sofas separati che un divano qua ed è bella grande questa stanza, è bella illuminata, la differenza maggiore è che il soffitto è così alto, ci stanno queste due grossissime finestre, c'è una vista decente fuori. Allora, questa casa
è un pochino più fuori e non è proprio al centro. La casa che abbiamo prima, ragazzi, era la casa più al centro di Bath. Questa qui è un attimino fuori, però sinceramente mi piace quasi di più proprio perché la luce è migliore, sicuramente per fare video, a mio parere. Sono qua arrivato nella prima stanza doppia, questa è la stanza dovrebbe essere di Valerio, un altro che fa ingegneria, quello che fa Formula 1 per chi si ricorda i tempi di Manchester, quindi una bella stanza qui. Torniamo nel corridoio e entriamo in cucina, una bella cucina grande e luminosa. Vediamo un po' qua che c'è. Oh no, ma viene anche già riempita con le cose di MyProtein. Ah, mappa, devo andare, grandissima sta casa. Scherzo, l'avevo messa io prima. Quindi cucina bella grande, poi qua abbiamo un'altra stanza che però non può essere utilizzata come stanza da letto, ma magari ci faccio su uno studio, non lo so. Comunque anche qua queste enormi finestre fanno sì che la luce entra ed è perfetta, soprattutto per me e per voi che guarderete questi video. Mamma mia, sto sudando. Se noi continuiamo. Questa è la seconda stanza doppia, anche qua bella grande, una bella finestra, stanza doppia, vuota ancora. E poi passiamo alla parte bella, io spero che prenderò questa stanza perché è pazzesca. Non fate caso alle scatole. Allora, questa molto probabilmente sarà la mia stanza. Due enormi finestre qua, il tavolo dove potrò iniziare ad editare, c'è una luce stupenda. Due mobiletti là, un letto abbastanza doppio e di nuovo i soffitti altissimi. Quindi, che ne dite per vloggare? Ovviamente fuori, guardate che bella la vista. C'è un palazzone fuori, è diciamo molto più tranquillo. E l'ultima cosa che vi faccio vedere è il bagno, che anche quello non è niente male. Guardate un po' qua. Bagno con doccia. Water, un bel bagno, una bella finestrona. E anche qua, oh, facciamo vedere un po', e dai, eh. E per tutti i haters del, ah, la Nutella fa male, la tua dieta fa male. Che bomba. Ok ragazzi, ho appena fatto volare il drone, mi sono anche andato a tagliare i capelli. Che ne dite del nuovo taglio di capelli? Bello cattivo, ma dato che starò via un mese ho detto al mio parrucchiere: facci bello pesante che a Barcellona non me li posso tagliare. Fatto su col drone, ci vediamo dopo. Ragazzi, piccolo update, mentre c'è una luce stupenda qua a Bath, sto per partire, sto per andare a Londra. Sono passato prima al supermercato per non fare tutto il viaggio in treno che poi mi viene fame. Mi sono scelto il panino, si fa quello che si può fare, ho controllato i macro prima di prenderlo. E ovviamente la mia San Pellegrino, una bottiglietta d'acqua frizzante, che questa mi aiuta anche quando mi viene fame. Acqua frizzante è un ottimo trick. Arrivati a London Paddington. Belli chicos. A chico. Hello. Hello. Ah bello, ah belli. Appena realizzato che non avevo concluso il video, sono qua da Sammy, scusate il rumore ma sta accanto ad una scuola e si stanno divertendo un sacco là fuori i ragazzi. Niente, se siete arrivati fino a questo punto vi voglio ringraziare tantissimo, perché non ci sarà nessuno e poi questo video era lunghissimo. Quindi se stai ancora guardando ti ringrazio di cuore, perché vuol dire che sei tu uno dei veri supporter. E che dire, mi sono trasferito, sto da Sammy adesso. Da sabato iniziano i daily vlogs di Barcellona, quindi mancano solamente 2-3 giorni. Sarà abbastanza caotico perché abbiamo pensato a come fare, dato che per uploadare i video su YouTube c'è bisogno di un wifi molto molto buono e pochissima gente ce l'ha, anche a casa qua Sammy non ce l'ha, io a casa non ce l'ho. Per questo motivo andavo sempre in biblioteca a mettere sui video, e a Barcellona sarà abbastanza difficile. Pensiamo di aver trovato una soluzione, perché in una delle palestre in cui andiamo il wifi è molto forte, quindi può essere che dovremo uploadare fuori dalla palestra seduti, come ci avete visto se ci seguivate un anno fa, fuori dalla palestra seduti ad uploadare tipo alle 2 di mattina per provare a mettere un video al giorno. Detto questo, io spero, cioè non vedo l'ora di portarvi il content, sono veramente carichissimo, spero che lo siate anche voi. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like, mi aiuta tantissimo. Io niente, voglio ringraziare di cuore di tutto il supporto. Seguitemi su Instagram se non lo fate ancora, perché su Instagram per qualche motivo siamo molti molto di meno che qua su YouTube. Ma detto questo vi ringrazio, ci vediamo nel prossimo video, ciao.